A tutti gli amici dell'associazione Respiriamo Insieme, ben trovati e per questo nostro secondo appuntamento video delle lezioni di fitness. Oggi ovviamente andiamo a lavorare su una lezione di interval training dove il focus sarà sempre sul respiro, mi raccomando, e facciamo una piccola fase di riscaldamento e poi ci muoviamo verso le fasi della nostra lezione. Direi di cominciare subito. Ragazzi, tutti pronti? Per la parte a terra ci servirà solamente il tappetino. Si comincia in piedi, pronti? Si va. Gambe larghe. Tieni le ginocchia morbide. Partiamo con i nostri respiri. E tocca con i piedi dietro, vai. Il busto va in una leggera torsione, buttando fuori l'aria. Più braccia adesso. Spingi con la mano. Verso destra, verso sinistra. Vai, butta sempre fuori l'aria dalla bocca, eh. Ancora, vai. Leccate le gambe, calcia bene dietro il gluteo, eh. Le braccia si muovono insieme. Apri le braccia, chiudi le braccia in avanti, tieni i gomiti piegati, le spalle basse, eh? Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, ginocchio, su, spingi bene il ginocchio in alto, vai. Le mani vanno indietro, ragazzi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adduco, gamba. Tesa, in fuori. Vai. Otto. Sei. Continua a respirare, eh? Quando alzi la gamba, aria in fuori. Quattro. Tre. Due. Marcia. Corsa sul posto. Respira dentro dal naso, fuori dalla bocca. Marcia. Corsa sul posto, vai. Mm.
marcia! Quattro, tre, due, corsa sul posto, vai! Dammi ancora un giro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, tocco i piedi in avanti, mentre chiudi i gomiti, eh? Ancora un giro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, adesso il tocco in avanti diventa ginocchio su, vai! Tieni il busto dritto, mi raccomando, rilassa le spalle, respira profondamente, entro dal naso fuori dalla bocca, 4, 3, 2, tocco dietro, ancora un giro, vai! Il tocco dietro diventa lecca dietro, vai! Ultimo, vai, forza! Alterno destra e sinistro, ginocchio lecca. Dammi ancora un giro di questo, così gli abbassiamo il cuore per la fase tono. 4, 3, 2, 1, tocco in avanti, destro, sinistro. Lo senti il cuore che si abbassa? La respirazione diventa un pochino più regolare. Vai. Mi dai due tocchi della gamba destra, due tocchi a sinistra, vai. E tocco, 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 tocco. Vai. Devi sempre continuare con i due tocchi, eh? Mentre io cambio con affondo. Tu continua con i due tocchi. Al prossimo giro mi segui, andando in affondo avanti, destra, sinistra. Pronti? Ora mi segui, vai, affondo, destra, sinistra.
Vai. La. E. In. 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 Diventano due a destra, due a destra, due a sinistra. In. Due a destra, due a sinistra. Occhio alla posizione del ginocchio avanti, ragazzi, eh? Non vogliamo portare il ginocchio oltre la linea della caviglia, eh? Cerchiamo di mantenerlo in linea con la caviglia. 4, 3, mi continui con i due affondi? Io cambio. 1, stendo, piego, torno sinistra. 1, stendo, piego, torno. 1, stendo, piego, torno. 1, stendo, ancora con me, vai. Vieni, e torna, vai. Affondo, stendo, piego, torno. Affondo, stendo, piego, torno. Vai, continua così. Io cambio, tu no, vai. Torno, sinistra, uno, torno, destra, vai, torno, sinistra, vai, ancora così, vai, fu, torno, la, in, 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 vai sulla destra, tre, due, uno, torno a casa, vai sinistra. 3, 2, 1, torno a casa, vai destra. In. Torno, sinistra. Sono sempre tre le calle. 2, 1, ancora un giro, vai. Vado. Torno. Vai, uno, torno, marcia. Come va, ragazzi? Tutto bene? Ottimo. Ritorniamo sulla fase cardio. Prendiamo un semplice step touch a destra e a sinistra. Vai. Mantieni sempre la conduzione del piede destro, eh? È il primo che si muove. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, e jumping jack. Apri le gambe, chiudi, eh? C'è una piccola fase di volo. In, in, in. In, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, step touch, destra e sinistra, come va? Ci siamo? 4, 3, lo rendiamo un po' più motivante adesso questo jumping jack. Con le braccia, vai. E ricordati, si espira quando le gambe e le braccia si chiudono, eh? Siamo? Lo fate vedere? Ancora un giro. 4, 3, 2, jumping jack, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, torno indietro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, step touch, respira, ci siamo, recupera, ok?
Attenzione adesso, faccio una piccola corsetta verso destra. 1, 2, 3. E verso sinistra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il ginocchio si alza. Quando vado a destra si alza il sinistro. E quando vado a sinistra si alza il destro. E pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Quindi questo viene al posto del step touch per recupero attivo. Ok? Ci siamo? Due giri di jumping jack. Un giro di saltello, saltello, ginocchio. 4, 3, 2, si va! Secondo giro. Quattro. Tre. Sapete? Quattro. Tre. Recupero attivo. Vai. E. Po. 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 Ha. Ha. Su. Po. Po. Su. Po. Po. Su. Po. Po. Su. Po. Po. Su. Ragazzi, ci siamo quasi. Riparti. Jumping jack. Vai. Otto, sette, sorridi, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, recupero attivo, vai! He, tu, tu, 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 he, quattro, tre, due, step touch! Ok, riportiamo giù il cuore, riprendiamo una respirazione un pochino più controllata, più lenta. Ok? Ci sei? Aiutati con la respirazione, con le braccia. Su. Fuori. Ancora due. Fuori, ultima, fuori, e marcia. Ragazzi, perfetto, andiamo a terra a lavorare un pochino sulle nostre braccia, eh? Prendo il tappetino o vado verso il tappeto di casa o con un asciugamano, è uguale, ok? Il primo. Mi metto in ginocchio, stabilizzo la posizione quadrupedica, spingendo forte con le mani belle allargate a terra, come i piedi delle papere, eh? Dita belle larghe, da qua, gira i gomiti, in dentro, ok? Rifiamo le scapole verso il taschino posteriore del pantalone, punta i piedi a terra, fuori l'aria, risucchia l'addome, stacco, mantieni la posizione. La tua schiena non sta soffrendo perché stai usando gli addominali per stabilizzare la posizione. Spingi forte con le mani a terra, mantieni le ginocchia un centimetro al massimo staccate dal tappetino, eh? 4, 3, 2, 1, poggia, allungo, mani dietro, fronte a terra. Torno, ripoggia le mani in avanti, rigira bene i gomiti in dentro, sposta le ginocchia più indietro e stabilizza la posizione portando il bacino in linea con il busto e le gambe, una linea unica, dalle ginocchia alla nuca. Ok ragazzi, non sono qua, e neanche qua. Comincio a fare dei piccoli piegamenti delle braccia, in, 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 in. In, 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 ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, torno, allungo, fronte a terra, braccio dietro, torno, adesso mantengo l'appoggio sui gomiti, ok? Vale la stessa regola, eh? Le spalle non devono essere più avanti dei gomiti, devono essere esattamente sopra, ok? Mantengo il ginocchio sinistro a terra e estendo la gamba destra. Vado. E su, su. Tieni l'addome. Controlla bene la posizione del bacino rispetto al busto. Immobilizzata. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. 2, 1, poggio, ok, recupera un attimo, ripiazza bene le ginocchia a terra, spingi bene con i gomiti verso il tappetino o il tappeto o l'asciugamano, eh? Stacca la gamba sinistra, si va e spingi, 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 vai, vai. Ancora, mi raccomando la respirazione ragazzi, dentro dal naso, fuori dalla bocca con forza, eh? E poggio, allungo, perfetto. E da qua mi siedo, porto le gambe in avanti, ritorniamo sulle braccia. Porta le braccia dietro di te, le dita delle mani devono guardare verso i talloni, ok? Poggi bene i piedi a terra, stacchi il sederino dal pavimento, stendi le braccia, su, mantieni la posizione stabile. Occhio a non portare il peso sui talloni, su tutta la pianta del piede. Cominciamo, piegamenti, braccia, si va in. Ragazzi, è il gomito che si piega, eh? Ok? Indirizza il gomito ben indietro, vai. Mantieni lo sguardo avanti. Vai. Vai. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Poggio. Ok. Allunga un attimo. Perfetto, da questa posizione ritorniamo un attimo sulle gambe. Mi sdraio, busto a terra, metto i piedi alla stessa distanza del mio bacino. Stacco il bacino, su, stabilizzo la posizione. Ci sei? Mantieni forte la spinta sul piede sinistro, ok? Stacca la gamba destra a tavolino e su. Tienila, forte. Nella posizione tavolino, vai, 3, 2, poggia, stacca la gamba sinistra, tienilo, su, fortissimo, è il piede destro a terra che sta spingendo contro il pavimento, eh? Mantieni il bacino alto, poggio, ritorno la gamba destra, su, stacco, vai, stendi bene il ginocchio, stendi, butta fuori l'aria, in, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piego, poggio, stacco, stendi, vai con l'altra gamba. Non cedere col bacino verso il pavimento. Le braccia sono tutte e due accanto ai fianchi, eh? 7, 6, fuori l'aria, inspiro, fuori, inspiro, fuori, inspiro, fuori, inspiro, fuori, e poggio, scendi col bacino a terra. Ok, sdraiati di fianco, metti la mano sotto la testa. Il tuo gomito destro puntato verso lo schermo, ok? Ci siamo? Da qua, stacca tutte e due le gambe tese,
sollevale dal tappetino, contrazione della catena laterale, obliqui. 4, 3, 2, scendi e sali, giù, 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 spingo, 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 spingo. 8, 7, 6, richiama bene l'ombelico verso la colonna vertebrale quando butti fuori l'aria. 3, 2, 1, e rilasso un attimo. Vieni in decubito laterale, porta la spalla esattamente in linea con il tuo gomito, contrai la catena laterale opposta, quella destra, alza il braccio verso il soffitto, stacco, stabilizzo, tienilo, vai, su, tieni, 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 4, 3, scendo e salgo, vai, in, 2, 3, 4, 5, 6, le ginocchia sono unite e sovrapposte ragazzi, eh? E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, scendi, giù, porta le gambe in avanti, cambia lato, vai, vieni sul tuo fianco sinistro, riporta la mano sotto la testa, il gomito sinistro puntato verso lo schermo, e da qua allunga le gambe e stacca, tieni la posizione laterale, ci sei? La senti la contrazione? Sul lato destro del corpo, 4, 3, scendi e sali, vai, giù, 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 ultimi 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poggio, piega le ginocchia, mantieni le sovrapposte, porta il gomito sotto la tua spalla, apri il petto, porta il braccio verso il soffitto, pronti a staccare il bacino, stabilizza la posizione, su, stai, ragazzi dovete spingere forte con il braccio a terra, se no la spalla pizzica, ok? Mantieni il busto più lontano che puoi dal pavimento, 4, 3, sono gli ultimi, abbiamo finito, vai, e, vai, 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 ancora, vai, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e giù, rilassa, mettiti sdraiato, pancia in su, rilassa un attimino le gambe, rilassa un attimo le braccia, respira profondamente, aria dentro dal naso, fuori dalla bocca. Da qua, fletti l'anca sinistra, porta il ginocchio sinistro verso il petto con forza, buttando fuori l'aria, trazioni bene le braccia, portando il ginocchio ancora più vicino, inspirando dentro dal naso, trattieni un attimo la posizione lì dov'è. Ragazzi, occhio a non spezzare il collo al pavimento, eh? Spingi bene il mento in basso, allunga bene il tratto cervicale, vai fuori l'aria, tira forte il ginocchio al petto, e inspiro, lascio, cambia la gamba, vai, gamba destra, e fuori l'aria, traziona, e inspiro, mantengo la posizione, e ancora, vai, fuori l'aria, e inspiro, mantengo la posizione, lascio andare, ok, da qua, piega tutte e due le ginocchia, piazza bene i piedi a terra, apri le braccia, porta tutte e due le ginocchia verso lo schermo.
Spingile bene in basso. Mantieni la spalla destra attaccata al pavimento. Favorisci l'allungamento degli obliqui. E torno. Vai. Fuori l'aria, un bel respiro dal naso e fai scendere le ginocchia. Dall'altro lato, al lato opposto dello schermo. Mantieni la spalla dello schermo, quindi la sinistra, attaccata al tappetino. E fuori l'aria, torna. Allunga una gamba, allunga l'altra, inspira, porta le braccia oltre la testa. Fuori l'aria, contrae l'addome per salire, su e spingi un attimo le mani in avanti, piega leggermente le ginocchia, afferra con le mani la punta delle scarpe e da qua inspiri, mantieni, fuori l'aria, spingi i talloni un pezzettino più avanti, portando le ginocchia in una leggera distensione. Inspiri. E fuori l'aria, un pezzettino di più, morbido, fin dove arrivi, non forzare, eh? Deve essere uno stretching non eccessivo. Vai, inspiri, mantieni e fuori l'aria, se sei già arrivato con le gambe completamente distese, mentre butti fuori l'aria, pieghi di più i gomiti e porti di più il busto verso le gambe. Se invece ancora non riesci a stendere le gambe, continua a mantenere lo stretching. Inspiri per l'ultima volta, fuori l'aria. Inspiri, inspiro con la schiena bella dritta, mi siedo di lato, vengo in ginocchio, poggio le mani a terra, porto il peso sull'avampiede. Mantengo un attimo il contatto delle mani al pavimento mentre spingo i talloni al pavimento, estendo le ginocchia, non completamente, le manterrai leggermente piegate. Mantieni la testa giù, pesantissima, con un sacchetto di sabbia. Fai dei piccoli no con la testa. Riporta la testa bene al centro, ferma. Fai un bel respiro dal naso, fuori l'aria dalla bocca. Richiama l'ombelico verso la colonna vertebrale, richiama la schiena morbida verso l'alto, la testa è l'ultima cosa che arriva. Inspiro, apri bene il petto e fuori l'aria. Chiudi. E ci siamo. Anche oggi siamo riusciti ad arrivare alla fine di questa seconda lezione di Interval. Io vi ringrazio tanto, vi ricordo di mantenervi sempre in allenamento, di seguire le lezioni, di fare sempre un po' di moto, che è importantissimo, di non mollare mai, perché presto ritorneremo alla vita, ritorneremo a fare le nostre attività quotidiane e dovremo essere preparati e forti con il nostro corpo per poterle affrontare al meglio, ok? Ragazzi, vi do appuntamento per la prossima settimana. Grazie a tutti, buona giornata, buon proseguimento.